cos'è che hai provato? Il mio cerchiettino? Allora, buongiorno e benvenuti in questo nuovo Vlogival! Allora, diciamo che oggi non è che l'umore non è alto, però ecco, sono successe delle cose di cui sono venuta a conoscenza che mi hanno lasciato veramente scioccata, scioccobasita, indignata, qualsiasi altra parola. E sto parlando appunto dell'attacco della Russia all'Ucraina. E non riesco a capacitarmi di come una persona riesca a prendere una decisione così. Cioè, tu decidi che devi andare lì e ammazzare della gente perché tu devi prenderti il loro territorio. Cioè, io veramente non lo so, forse hanno giocato troppo a King Master e si sono rincoglioniti, perché veramente io non lo so, cioè veramente, vi giuro, non vorrei, dovrebbero essere dei vlog di felicità, ma come si fa a rimanere impassibili di fronte a queste cose qui? Cioè, è veramente assurdo, assurdo, e fa paura, perché comunque non è che sono così distanti da noi, qualsiasi, cioè, se le cose andassero avanti potrebbero toccarci anche da vicino. Quindi io dico, ma è possibile che dopo tutto quello che abbiamo passato adesso, dopo tutto quello che è successo, ancora dobbiamo arrivare a questo punto qua? Ma poi perché? Cioè, boh, vabbè, sono veramente indignata. Non riesco a trovare neanche le parole per esprimermi come mi sento. Comunque sono anche spaventata, perché comunque ti rendi conto, da mamma, che mettere al mondo dei figli come sta andando il mondo adesso non è stata una scelta sbagliata, cioè è stata una scelta sbagliata per il loro futuro, per la loro vita, non per loro ovviamente, ma proprio per quello che ne verrà, perché se continuiamo così non so dove andremo a finire davvero. Comunque, vabbè, adesso siamo in macchina perché stiamo andando a prendere Sara. Quindi, anche Giulia, sì, quindi adesso io mi richiamo Maurizio, scrivo a Sara che stiamo partendo e noi ci riaggiorniamo dopo. E fatemi sapere voi cosa ne pensate, ma penso che sia un pensiero comune l'indignazione verso quello che sta succedendo e anche la paura, comunque, perché io sono veramente, non lo so, veramente non lo so. Boh. Comunque, ci aggiorniamo dopo. Ciao. Allora, mi vedete in macchina perché sono tornata da poco e Pia si è addormentata e sto aspettando Gabriele, che arriva alla scuola, perché ho deciso, siccome Manuel ha detto che stamattina si è sentito un po' debole, non è stato tanto bene, volevo portare i tre grandi, poi vabbè, Pia è con me, deve venire per forza, a mangiare al McDonald's. E per stare un po' insieme io e loro, per parlare un po', per vedere se Manuel si tira un pochettino su, visto che poi oggi deve fare
il recupero di matematica, sta facendo dei pomeriggi, lui non ne avrebbe, però sta facendo dei pomeriggi perché purtroppo il primo quadrimestre siamo arrivati alla fine in cui aveva 4, 5 materie sotto e quindi deve fare i recuperi. Stamattina ha fatto ginnastica, ha preso 10, quindi comunque diciamo che ecco, le cose stanno girando abbastanza bene, però bisogna stargli ovviamente dietro, magari gratificarli, preferirei non farlo con il cibo perché è un brutto insegnamento questo, però diciamo che appunto come dicevo anche adesso a una ragazza, una mia amica, quella mia amica che mi ha mandato i formaggi, che nel momento in cui inizierò la dieta, io non mi ricordo che volevo dire, l'alimentazione sana, comunque controllata e tutto, la farà tutta la famiglia, perché ovviamente se tu hai brioche in casa e poi le mangi, se tu hai cioccolato in casa poi lo mangi, se tu hai patatine in casa le mangi, di conseguenza la cosa migliore è non comprare più quelle cose lì, a meno che non ci sia un'occasione proprio particolare, che ne so, vanno a una festa di compleanno, ovviamente non è che gli dicono mangiate le patatine, cioè sono ragazzi e devono vivere così. Però ecco, loro poi si fermano giù 2 o 3 volte a settimana, vanno a mangiare la pizza, perché comunque qui i posti che fanno da mangiare così ce ne sono due. Una è la Piadineria, dove vanno il lunedì perché la pizzeria è chiusa, e poi c'è la pizzeria. Ci sarebbe anche il kebab, però rimane non distante, perché non è distante, però leggermente sì, e quindi diciamo che in confronto alla pizzeria, che è proprio a 3, esagerando, 5 minuti, proprio camminando piano, il kebab è a 10 minuti, 15, come anche il McDonald's. Di conseguenza, lì viene un pochettino difficile andare fino lì. E quindi vanno sempre o a mangiare la piadina o a mangiare la pizza. Quindi questi loro pasti rimangono così. Poi gli ho detto, finché non vengono magari le belle giornate, allora possiamo magari prendere i tramezzini e poi lì magari potete mettervi al parco sulla panchina e li mangiate, piuttosto che chiudersi magari poi in un locale. Appena inizieranno a fare belle giornate che fa caldo, secondo me tanto si spende di meno, primo. Secondo, cioè più o meno. Secondo me è decisamente meglio anche per loro. Cioè, che stress. È bello. Io non mi ricordo di averlo mai fatto perché c'era la mensa. Poi quando ho fatto, uffa, il primo anno di alberghiera, si mangiava lì dentro la scuola. E quindi non ho mai mangiato fuori come stanno facendo loro. E perciò diciamo che secondo me è bello, soprattutto se andassero a mangiare con i loro compagni. È che ai loro compagni certi sono di Acqui, quindi vanno a mangiare a casa, e invece loro vanno a mangiare così in pizzeria, perciò non è che si trovano tanto. Però vabbè. Vabbè, comunque oggi farò questa cosa. E poi ho iniziato anche, cioè ho ripreso a registrare perché volevo rispondere a una a domanda di Graziella, cioè non è proprio una domanda, però di Graziella, che dice che nella sua ASL c'è il servizio di dentista in cui si paga solamente il ticket e che loro si trovano bene. E che magari posso informarmi anche qui. Allora, anche qui l'ASL c'è il servizio del dentista. Perché non andiamo lì? Perché sia io che Maurizio ci siamo andati e ci siamo trovati malissimo. Soprattutto Maurizio. E lì, da lì poi abbiamo deciso, come anche per il fatto dell'oculista. Gabriele?
Metti lo zaino e il computer nel bagagliaio. Tu fallo. Andiamo al McDonald's. Tu fallo. Va bene. È dietro il bagagliaio. E ci siamo trovati molto male. Maurizio una volta è Dove vogliamo andato. andare? Adesso. Però sto Computer facendo. preferisco tenerlo. Ma lascialo lì, tanto chi non ci mette niente nessun altro. No, lo tengo. Lascialo lì. Mamma, è fragile. Ma se chi. Che mamma mia. Che cazzo ci andiamo? Dove andiamo? Un attimo, sto facendo un discorso. Oddio, E che sto quindi facendo? non andiamo perché non andiamo lì perché ci siamo trovati male. Ci siamo trovati male perché? Perché a Maurizio una volta praticamente è successo che gli ha fatto l'anestesia. Ok, scrivi un po' a Giorgia. Ah, l'ho già scritto. Niente. Cosa devo scrivergli? Niente, niente. Che praticamente gli ha fatto Panino l'anestesia. del Mac, sasse kebab. Basta! Gli ha fatto l'anestesia, poi lui è andato non si sa dove, quando è tornato l'anestesia, ok, aveva fatto effetto, però era passato tanto tempo, quindi appena è iniziato Maurizio non ha sentito niente, però poi ha sentito male. E quindi io sinceramente il dentista Copyright. è una cosa importante, è portare i bambini. Proprio perché sono ancora bambini. In un posto dove magari ti fanno un paciugo del genere e il bambino poi ha terrore ad andare dal dentista, no, grazie. Quindi preferisco pagare di più, portarli. Scrivo da SMS Ok. SMS. A Giorgio, sì, Giorgio gli scrive da qui, perché non gli va WhatsApp, te l'ha anche Ma scritto. sì che li va WhatsApp adesso. Ah. Però ovviamente costa, non è che mi lamento perché costa, lo so. Certo è che dal niente a di arrivare in un giorno solo portandone 2.000 euro di spesa rimani un attimino. Ovviamente non è che glieli devo dare tutti subito. Mano a mano che andranno, sia Gabriele che Sabrina, Questa pagheremo le faccio. cose che faranno. Però ovviamente. Mi piace. Cioè, è pesante come Ora mi cosa. mando. Oltretutto adesso poi c'è questa cosa di Manuel, poi l'apparecchio per Sabrina. Non sembra, ma ecco, diciamo che poi succedono Giornata. tutte le cose assieme, quindi. Però è per questo che non andiamo all'ASL dal dentista. C'è anche qua, ma non ci L'unico che penso. funziona bene. No, anche quello di Giorgia, Ah, perché ha guarda fatto un che po' di fatica l'altra volta. il mio è più Si veloce. vede che era da tanto che non andava e allora si era un po' addormentato. Adesso poi devo portare quello di Manuel a Vai. vedere perché così almeno. Metti giù. Allora, siamo tornati a casa e volevo farvi vedere che cosa mi sono presa. No, ho ripreso lo smartwatch, questo qui per segnare i passi. Eh beh, anche per fare altre cose. Sì, adesso lo vado ad aprire e così poi vi faccio vedere com'è. Allora, all'interno è così. Qui c'è il Minuscolo. cavo e qui c'è l'orologio. L'orologio. Lo E schermo poi col adesso cinturino. vediamo. Come funziona? Pia voleva farvi vedere la Barbie che abbiamo preso da Tigotà. Stamattina che siamo andate con Sara, qui ci sono le scarpine della Barbie, l'abbiamo pagata 5 euro e qualche cosa. Molto Allora, carina. Scusate perché sto andando alla lavastoviglie, volevo farvi vedere l'orologio che è così, si può mettere una foto personalizzata, io ovviamente ho messo la nostra solita foto. E poi scorrendo qua da appunto i passi, le calorie, chilometri, qua i battiti, questa non so cosa sia, la saturazione, quanto tempo, scusate, perché sono messa un po' storpia. Quanto tempo si è dormito, qui c'è la saturazione, poi c'è, questo non lo so. I battiti,
e i passi, le calorie. E poi da questa parte impostazioni, cerca il telefono che però boh, non lo trovo. Forse perché siamo troppo vicini. Cronometro, messaggio, meteo, sport, musica. E qui di nuovo quanto si dorme. È molto carino, poi invece tirandolo giù. Su, no, boh. Vabbè, comunque è così. Molto carino, per il momento sono soddisfatta. Vi lascio il link sotto in descrizione. L'ho preso su Amazon, così se per caso vi interessa, lo state cercando anche voi, potete andare direttamente a vedere e nell'eventualità, se vi interessa, potete comprarlo. E adesso vado a preparare il sugo di pomodoro per la pasta di stasera a cena. E intanto, siccome una ragazza mi ha chiesto come lo faccio, ve lo faccio vedere. Allora, sto mettendo sul sugo di pomodoro con i pelati e una ragazza, in realtà ce l'avevo ben chiaro chi è che me l'ha chiesto, però ho visto il messaggio che non è tanto, ma non mi ricordo il nome purtroppo, mi ha chiesto come lo preparavo. Allora, semplicissimo, non faccio neanche il soffritto, metto un goccino d'olio. E poi vado a passare i pelati, li lascio cuocere un pochino e poi vado ad aggiungere un cucchiaino di dado granulare e basta. Solo questo. Vedete? Qui. Basta, Pia, qui c'è il sugo. Adesso lo faccio cuocere un pochino e poi vado a mettere un cucchiaino di come si chiama? Dado in polvere e basta, lo faccio semplice così. Quando mi piacerebbe anche mettere. Amore, aspetta, sì, mi piacerebbe anche mettere un po' di soffritto, solo che non ce l'ho pronto, sono di fretta, perciò quando sono di super fretta lo faccio così. Quando ho un po' più di tempo, magari trito un po' di cipolla. Devo ricominciare a fare il meal prep per queste cose qui, tipo il soffritto oppure cose che magari usi e cioè più che altro il soffritto, ecco, in genere io faccio il soffritto, facevo quando ero molto più organizzata il meal prep per il soffritto, ne preparavo, compravo una confezione di carote, una di cipolle e una di sedano, tritavo tutto, mettevo, facevo i cubetti. Li mettevo nel freezer, poi li mettevo tutti dentro un sacchetto e quando ne avevo bisogno prendevo uno o due cubetti, come fa anche Nicole Gimondo. Solo che poi ci ho perso un po' la mano e quindi anche questa qui sarà una cosa da riprendere a fare. Comunque, quando lo faccio semplice, lo faccio così. E come vedete rimangono i pezzettini, però è veramente buonissimo così, anche perché non c'è pelle. Allora, abbiamo portato Giada a ginnastica artistica, adesso siamo venuti da Wawa perché Giorgia ha rotto il caricabatterie, quindi lo prendiamo nuovo e poi le devo prendere anche un paio di scarpe. Allora, siamo tornate a casa e adesso vi faccio vedere cosa ho preso senza glutine perché ci sono delle cosine nuove.
Allora, come cereali ho preso a Gabriele e a Maurizio questi Choco Balls della Shar. Poi, che sono nel freezer, sono congelate, queste bomba alla crema, che sono della marca Gluit, ed è la prima volta che le prendo, quindi poi vi faremo sapere come sono. Questa pasta, questi tortiglioni riso integrale della marca Felice, anche questi qua sono la prima volta. Le stelline di patata invece le avevamo già prese, sono buone, Della ma donna. sì, una novità sono gli gnocchi ripieni al pesto. Da provare, visto che quelli là del Lidl sono buoni, vediamo questi qua della Doria come sono. Un'altra novità per me è questo preparato per pane, pizza e focaccia della marca Pharma & Co. Baccheri. Non vedo l'ora di provarlo. Poi, cornetto senza glutine, ne ho presi due. Della marca Punto Caldo. Bravissima. Poi questi Bucaneve Maxi Gocce XL della marca Doria. Poi questi donuts dei piaceri mediterranei, uno è blu, uno pink. E li assaggiano, poi vi faremo sapere. Sempre dal freezer questi cornetti alla crema nocciola che sono sfogliati e anche questi qua sono curiosa di sapere come sono. Poi wafer alla nocciola della marca Char e ciabattine sempre della marca Char. Plum cake con gocce di cioccolato della marca Giusto. Della Massimo Zero ho preso tortellini al prosciutto crudo, ravioli, ricotta e spinaci. Qui ci sono altre ciabattine della Char. E poi penne rigate e sedanini sempre della Massimo Zero. E basta, queste qui sono, fatemi sapere. Se conoscevate già alcune cose che vi ho detto che per me sono novità, Tipo come le donuts. sì, questi qui senza glutine, se voi li usate, come vi trovate, se vi piacciono, se non vi piacciono, perché non vi piacciono, perché vi piacciono. E questo è quello che abbiamo preso noi. Adesso vado a buttare giù la pasta, così almeno mangiamo e ci riaggiorniamo dopo. E dopo cena ho fatto la lavastoviglie come avete visto e poi con l'aiuto di Sabrina e Giada sono andata a fare, non ancora tutti, qualche libro di cucina che abbiamo trovato di sotto della mamma. Sono andata a levare solamente le ricette che mi interessavano e che quasi sicuramente farò. Che vorrei provare e tutto il resto del libro del giornale sono andata a buttarlo. E come avete anche visto, le bambine mi hanno aiutato finalmente a cambiare portafoglio. Perché cioè, mi ero proprio, sono giorni che dico da quando l'ho comprato che devo cambiarlo, devo cambiarlo, continuo a dirlo e continuo a non farlo. Stasera le bambine in pratica si sono messe lì e l'hanno fatto loro. Meno male che ci sono loro, certe volte sarei veramente perduta senza i bambini. Tutti, nessuno escluso. E niente, quindi mi hanno dato una mano. In questi giorni, come avete visto, non sono stata a casa, quindi la casa è un po' un delirio. Sono stanca, devo fare tanti, sto facendo tante commissioni fuori casa, in casa ci sto veramente pochissimo e quel poco che ci sto devo preparare da mangiare, eccetera, eccetera. Comunque speriamo di riuscire
risolverla, cioè adesso in questi, con questi giorni di festa che ci saranno le feste di carnevale, vedo di fare qualcosina in più. Ovviamente vi porterò con me. Spero comunque che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Io vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo domani. Ciao!